Ma che questo dici? fatto che i mariti siciliani vogliono tanti figli, non è anche un po' un fatto che vogliono la moglie sempre a casa a accudire i bambini? Certo, per averla sempre più affezionata ai bambini. Un fatto di possesso anche. Ecco. Che l'adulterio commesso dal marito è meno grave dell'adulterio certo. commesso dalla moglie. Mi dà una spiegazione di questo fatto? Per il fatto che una volta che la donna commette qualche adulterio, come dice lei, c'è il fatto che lo vengono a sapere i vicinanzi, e questa è una cosa che non si può digerire. Ma finisce pure, diciamo, tanto vuole, certe volte il marito spara pure alla moglie, il momento di... Cioè il cosiddetto delitto d'onore. Sì, come delitto d'onore, esatto. Esiste ancora in Sicilia questo sì, concetto? Sempre. Sì, sempre. Sì. Esisterà sempre. Da noi è già, io lo sta bene a mia moglie, che dovrebbe andare con la madre. Vedo, qua non ce ne viene ciò stare. Arriva al punto che non si può stare più con la moglie, perché la moglie l'ha tradito e il marito non può digerire questa cosa. Ma la moglie deve digerire invece? La moglie soprattutto, la moglie è quella che rimane in casa. Ma e deve digerire per forza. Le corna del marito, che gli fa il marito. Certo, l'uomo se lo può permettere, mentre invece la donna non lo può fare. Ma per la legge adesso i due adulteri sono uguali, è cambiato il codice. Vabbè, se la legge può cambiare, non può cambiare il mio cervello. L'hanno sempre chiamato amore, ma che amore è? Me l'hanno sempre insegnato amore, ma che amore? Amo solo te, tu sei solo mia, è così che spiego la mia gelosia. E se poi soffro di saperti bene, è perché a un altro tu stai insieme. Vorrei fare un mondo su misura tua, per farti centrare e tenere la chiave. Okay. Allora, io sono Michela Di Gregorio, sono una studentessa dell'ultimo anno del liceo Umberto I, che in questo momento è occupato. Noi come studentesse dell'Umberto siamo scese in piazza in questa giornata importantissima di lotta di ogni donna per rivendicare il nostro diritto ad essere tali, perché come vediamo da anni con la legge 194 che viene costantemente violata, che sarebbe la legge sull'aborto, con l'attuale decreto legge 93, vediamo che comunque le donne non vengono più tutelate, le donne non sono mai state tutelate. Viviamo in una società in cui la donna viene vista solamente come l'oggetto, come l'incubatrice, solamente come la madre e la moglie. È questo lo stereotipo di donna che viene costantemente difeso da questo Stato. E noi invece siamo qua come studentesse che occupano le scuole per fare vedere che noi invece siamo le donne che si autodeterminano, che lottano, che si oppongono a un sistema che invece ci vuole semplicemente delle donne che stanno in silenzio, che subiscono. Noi siamo qua invece a fianco di tutte le compagne per ricordare anche Carmela, una nostra compagna che l'anno scorso è stata uccisa dal compagno della sorella, e siamo qua per ricordarla come Umberto, ma come studenti, come donne in primis. Per questo noi siamo felici di essere qua in piazza, di portare avanti questa lotta, ed è importante che tutte le donne aprano gli occhi e si rendano conto della nostra condizione attuale, che non è cambiata da anni, dagli anni 70, diciamo, che anche da prima le donne cercano di affermarsi, e sì, ci stiamo riuscendo, ma la nostra affermazione deve essere anche un'affermazione che non sia solamente sui posti di lavoro, ma anche nelle piazze. Vogliamo riottenere il nostro diritto ad essere donne, ad essere considerate non solo degli oggetti, ma anche delle persone, soprattutto. Per avere in memoria Carmela Petrucci, tu eri accanto a me durante il corteo.
casa? Che fai? Di cosa discutete? Di come fotterci prima? Questo fate? Di come fregare prima la gente palermitana? Di come fregare prima noi ragazze palermitane? Istruzione non ce n'è più. Gli asili dove sono? Sempre più privatizzazioni. Dove sta il diritto della donna? I consultori che sono importanti per le ragazze, certo. Soprattutto per quelle ragazzine piccole che hanno bisogno, che magari non hanno i soldi per potersi pagare le visite. Dove sono questi consultori? Stanno scomparendo. Per le ragazze immigrate, dove sono questi consultori? I centri antiviolenza, dove stanno? Dove stanno i finanziamenti per aiutarlo? È bello che ti presenti in queste manifestazioni, ma poi in concreto non fai un cazzo. Ipocrita. Sei un grandissimo ipocrita. Perché tu non mi rappresenti, non rappresenti me Antonella, non mi rappresenti, non rappresenti me, non rappresenti nessuna delle donne qui presenti.